Vangelo di Luca. Quando giunsero al luogo detto Cranio, crocifissero Gesù e i due malfattori. La gente stava a guardare. I capi del popolo invece lo schernivano dicendo: ha salvato gli altri, ora salvi se stesso, se è veramente il Messia scelto da Dio. Anche i soldati lo schernivano e gli dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il suo capo: questi è il re dei giudei. Preghiamo cantando. Noi ti preghiamo, ascoltaci, oh Signore. Noi ti preghiamo, ascoltaci, oh Signore. Per i ministri della Chiesa e il loro servizio sacerdotale. Noi ti preghiamo. Per i credenti in Cristo, per la loro coerenza tra fede professata e vissuta, per il loro impegno di riconciliazione e di unità. Noi vi preghiamo, ascoltaci, oh Signore. Per il popolo ebraico, primo destinatario delle promesse di Dio, perché scopra il dono dell'alleanza nuova ed eterna in Cristo Signore. Noi ti preghiamo, ascoltaci, oh Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Santissimo Crocifisso, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo, hai dato la vita al mondo, liberaci da ogni colpa e fa che siamo sempre fedeli alla tua legge e che non ci separiamo mai da te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Le parole del mio grido. Signore, io ti invoco nel giorno, nella notte chiamo il tuo nome. Dio mio. Dio, perché mi hai
confidato i nostri padri, confidarono e li hai liberati. A te hanno gridato e furono salvi, non tradisti la loro attesa. Mio Dio, cuore si è fatto come cera e dentro di me si strugge, la mia anima si è inaridita perché mi hai circondato il male. Mio Dio. Dal Vangelo di Luca. Siccome molta gente andava con lui, Gesù si voltò e disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Il carro del crocifisso si trova all'altezza della chiesa di San Bartolomeo, luogo del miracolo avvenuto il 25 marzo, giovedì santo, dell'anno 1529. Ascoltiamo dal processo sul miracolo. Nel nome del Signore, così sia. Era circa l'ora seconda o terza della notte dopo il giovedì santo dell'anno 1529, mentre i confratelli si recavano a visitare, secondo il solito, le chiese processionalmente, inalberando l'immagine del crocifisso, e si dirigevano verso le chiese di Santa Chiara e di San Rocco, nel borgo di San Protaso, trovarono il ponte sul Cosia, oltre il monastero di San Bartolomeo in Como, chiuso da catene di ferro, per timore della guerra. Richiesero le chiavi al capitano Lazzaro De Maino, ma costui si rifiutò di consegnarle, e perciò colui che portava il suddetto crocifisso lo piegò in modo da poter passare con esso fra l'una e l'altra catena. Miracolo! I grandissimi anelli di ferro infissi ai due lati nella pietra e nel muro, portanti le stesse catene, e così pure anche le pietre del muro spezzate, caddero a terra. Restò così aperta la via al crocifisso e ai confratelli, senza che nessuno dei presenti ne avesse da subire danno. Donaci la tua misericordia. Ascoltaci, Signore. Proteggi la nostra chiesa di Como con il suo vescovo, il clero e il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Benedici questa città e illumina con la tua sapienza i suoi governanti. Ascoltaci, Signore. Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia. Ascoltaci, Signore. Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, figlio del Dio vivente,
Noi ti benediciamo e rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra comunità. Guarda benigno la nostra città. A te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sue ricchezze e le sue miserie, i suoi gesti di bontà e le sue debolezze. Non privarci del tuo aiuto, o Padre. Veglia sulle nostre famiglie, sui quartieri, sulle scuole, sugli ospedali e sulle molteplici espressioni della operosità quotidiana. Assisti i giovani, i poveri e coloro che cercano uno spazio di vita e di speranza. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri. Resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani, agli ammalati, la premurosa apertura verso l'umanità, che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace. Intercedano per noi la Vergine Madre assunta in cielo, i protomartiri Carpoforo e compagni, i santi patroni Abbondio e Felice e tutti i testimoni del Vangelo, i cui nomi sono nel libro della vita. Risplenda il tuo volto, Padre, sulla nostra Chiesa e sulla nostra città. E la tua benedizione ci accompagni nel cammino del tempo verso la patria futura. Per Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio, che è benedetto nei secoli, vi benedica sempre e dovunque, perché tutto cooperi al vostro bene, in Cristo nostro Signore. Amen. Lasciamo spazio alla preghiera e alla riflessione personale mentre la Filarmonica Cittadina suona.
Dal Vangelo di Giovanni. Gesù disse: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Dalla lettera ai Romani. Fratelli, mentre noi eravamo peccatori, Cristo morì per gli empi. A stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Diciamo insieme: guidaci, Signore Gesù. Per la via della compassione verso chi soffre. Guidaci, Signore Gesù. Sulla strada dell'accettazione della volontà di Dio. Guidaci, Signore Gesù. Sulla strada del buon samaritano che si china sullo sventurato. Guidaci, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre.